Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha. Siamo tornati con un nuovo vlog. In realtà mezzo vlog e mezzo Mike posta, perché in questo video andrò un po' a fare una bella chiacchierata insieme a voi e poi andremo a leggere qualche vostra domanda. Quindi ragazzi, se vi va lasciate un bel mi piace e iniziamo subito. Ora io dallo schermetto penso che i capelli stanno a posto. Poi però quando vado a montare il video dico: ma come cazzo è ripettinato? Ragazzi, sono tornato. In che senso? È il primo settembre, quindi cavolo ragazzi, stiamo per rientrando nella nuova stagione, nel nuovo anno, perché io reputo YouTube un po' come la scuola, no? Si rimettono in moto tutti, quindi finiscono le vacanze e per YouTube rinizia un nuovo anno. E io ragazzi sono più carico che mai. La vacanza mi ha fatto veramente bene, sono tornato con un sacco di energia, un sacco di voglia di fare video, di proporvi nuove cose. Ho voglia proprio di iniziare anche nuove serie. È esattamente quello di cui parleremo adesso. Come ho già scritto anche sulla pagina Facebook, vi chiedo anche scusa se nell'ultimo mese vi ho portato dei contenuti un po' più blandi, ma alla fine ragazzi voi eravate in vacanza, io sono andato in vacanza e adesso dirò una banalità: per non lasciare il canale senza video bisogna anticiparli, quindi questo vuol dire fare il doppio del lavoro, montare e registrare doppi video per quella settimana e per la settimana successiva. Quindi c'è un doppio lavoro ragazzi, che è un culo così. E ovviamente in questa situazione non è che mi vado a mettere a fare video chissà quanto elaborati, quindi avrete visto più challenge su FIFA, quindi tutti i contenuti che mi richiedevano poco tempo per registrarli, ma soprattutto relativamente poco a montarli. Dopo un sacco di tempo che non facciamo una vera e propria serie, sì, quest'estate abbiamo fatto Abzu, sì, ho provato a portare No Man's Sky, vi dico la verità, mi ha annoiato quasi subito perché era un gioco potenzialmente infinito, ma già il terzo pianeta era... vabbè, poi non ve l'ho proposto più di tanto, però ho proprio voglia di iniziare una vera e propria storia bella come piace a noi. E quindi ragazzi vi dico subito quali saranno le prossime serie. Sicuramente faremo il walkthrough di Mafia 3 e subito dopo inizieremo anche Watch Dogs 2, che quello ragazzi è il gioco che aspetto di più quest'anno, quindi cioè per forza. Però c'è un problema: praticamente per il prossimo vero walkthrough dovremmo aspettare ottobre, perché Mafia uscirà i primi di ottobre. Sostanzialmente ragazzi è sempre il solito problema, che io voglio fare le serie, però se non escono i giochi non posso farlo. È vero che adesso a settembre usciranno i giochi sportivi, quindi NBA, FIFA e chi più ne ha più ne metta. Sicuramente di NBA vorrei riportare la storia della carriera. Per quanto riguarda FIFA, vabbè, sempre il solito ragazzi, c'è la modalità dei giorni in cui giochiamo col nostro calciatore, però non è una storia. A dicembre ci sarà Final Fantasy 15, forse, speriamo, non lo sapremo mai se effettivamente uscirà. Quest'uomo dal 2006 attende quel gioco. Poi sicuramente sarà una merda, però ho già preordinato la mia Ultimate Collector Edition da 1 milione di euro e non vedo l'ora che esca. Poi ragazzi, non so però lì se ci farò un walkthrough, fatemelo sapere sotto nei commenti, perché ovviamente il gioco di ruolo è un po' strano. Quindi ragazzi, aspettatemi perché ottobre non è così lontano. Detto questo ragazzi, che erano le cose più importanti che vi volevo dire, vi volevo un po' aggiornare, una cosa che non faccio mai. Spero ragazzi di portarvi anche altre serie di intrattenimento. Poi raga, è sempre la solita cosa, il contenuto vi può piacere o no. Un po' diverso, qualcosa di più fresco, sto pensando a alcune cose, però vediamo un po'. Spero ragazzi di uscire da queste cacchio dei quattro mura, che voi non lo vedete ragazzi, ma la mia stanza è 1,50 m x 3 m, quindi il carcere proprio. Quindi spero, mi sto muovendo per trasferirmi, quindi insomma dai. Ma queste sono storie della vita mia, andiamo a rispondere alle vostre domande, dai. Iniziamo a leggere le prime domande che prendiamo da Twitter. Ve l'avevo detto che avrei preso le domande da Twitter, quindi andatemi a seguire da Twitter. Su Twitter. Miss Valente, se dovessi trascorrere un'intera giornata a Roma insieme ad un fan, una tua fan, cosa le faresti fare o vedere? La prima cosa che mi è venuta in mente è che se potessi gli farei fare proprio una giornata insieme a me, cioè fare quello che faccio io durante il giorno, così, oh, vediamo quanto è interessante la vita dello youtuber. No, non lo è. T'annoi subito. Ho sempre pensato che sarebbe figo far vedere una cosa di sto tipo. Che cosa c'è dietro tutto questo che vedete? Vabbè, ma questo è un vlog, sti cavoli. Cioè, al più fai tagli per quanto riguarda il vlog. Però vedere quello che c'è dietro al fare video, montarli, rispondere ai commenti, rispondere alle critiche, rispondere ai messaggi di posta privata, alle mail. Insomma, tutti gli stimoli che ricevi durante il giorno. Però, se tu invece vuoi andare a visitare Roma, ti dico che Roma, come
come città in un giorno vedi poco e niente. Però, e voi vorreste visitare Roma o passare una bella giornata insieme a me mentre monto? Oh, il divertimento! Sassy Rider, ci sarai a Romix? Aspetterai i miei disegni? Sassy è un grandissimo, un amico. Ma ha fatto un sacco di bei disegni. Uno è attaccato lì, l'altro me l'ha rubato Ambra. Allora, a Romix, ragazzi, sicuramente ci sarò. Tra l'altro, apro e chiudo la parentesi, forse prima del Romix ci sarà anche qualche altra occasione per incontrarci. Magari ve lo faccio sicuramente sapere, quindi seguitemi soprattutto sui social. Mentre Romix, vabbè, sicuramente sì, saremo anche alla Games Week, io e tutta la crew, ma tutti gli altri youtubers, insomma tutti. Aspetto sì i tuoi disegni, anzi, ragazzi, vi dico sta cosa: quando vedrete questo video staremo intorno ai 950.000 iscritti, quindi proprio a un passo dal sogno. Cioè, io veramente sto provando a non guardare gli iscritti, cioè io vado avanti e quello che viene viene, ve lo dico sinceramente. Non ho mai dato così peso al numero, questo lo sapete, lo dico da sempre. Però quando ti avvicini a dei traguardi così grandi dici: porca trota, 1.000.000. Però ragazzi, mo ve lo dico qui, Sassy, non te sto dicendo che devi fare questo disegno, eh. Prendetela come una stupidaggine. Prima di fare i 500.000 iscritti, ho sempre detto a Ambra, comunque a tutti, sempre detto: quando arrivo a 500.000 iscritti, mi voglio fare un dipinto, insomma, un disegno di me, quindi io, su un trono, con la corona in testa, ma vestito tipo quei signorotti seicenteschi, no? Con tutte quelle cose così, no? Quindi io là, così fierissimo, con la corona. Ovviamente è una trashata assurda, è una cosa proprio così ironica, per cazzarapa, una cosa di questo tipo. Però chissà, chissà. Beh, insomma, non avete capito niente, però raga, sono malato, non ci posso fare niente. Non per vanta, oddio, quanto sono grande il re. No, semplicemente, raga, perché mi fa ridere avere un dipinto della mia faccia in degli abiti seicenteschi, settecenteschi, pomposi alla corona. Vabbè, sono matto, raga, lasciate perdere, su. Non sto dicendo Sassy di farlo, magari per 1.000.000. Giulia Gherarducci, cosa faresti se un giorno ti svegliassi donna? Cosa? Che succede? Oh, you touch my tra-la-la. Perché non porti più Royal? È passato di moda? Saluti Mike. No, ho preso questa domanda perché è collegata a un commento, anzi una critica che ho ricevuto, a cui ho anche risposto, però insomma vi voglio portare all'attenzione una situazione. Perché non porti più Royal? Perché non mi va più. Cioè, non è che è passato di moda, perché l'ultimo video che ho fatto ha fatto più di 170.000 visualizzazioni, quindi non è che è andato male. Semplicemente, ragazzi, e lo stavo notando qualche giorno fa, è veramente tanto che proprio non apro l'applicazione. Soprattutto da quando è uscito Pokémon Go, le carte sono sempre quelle. Poi, dal mio punto di vista, dovevo arrivare in un'arena, ma è criptato a schifo. E quindi, ragazzi, mi frustrava giocare per poi perdere, perché era un meccanismo non voluto dalle mie abilità, ma dal gioco. Quindi ho detto affanculo, è uscito Pokémon Go, GG, e gioco a Pokémon Go. Tra l'altro, anche Pokémon Go, ragazzi, mi ha un po' stufacchiato, perché dopo il video che avete visto, quindi tornato dalla vacanza, qui a casa non è che io, a parte perché sto sempre dentro casa, ma non ci ho giocato molto. Quindi la parola moda è un po' vaga, però mi serve per rispondere a quello che era la critica di questo ragazzo. E mi diceva: Mike, sei cambiato, adesso porti solo Clash Royale. L'ultimo video di Clash Royale l'ho portato il 28 luglio, quindi più di un mese fa. Farvi capire come le opinioni vengano influenzate, come è facile poi seguire un po' la moda del dover criticare a priori un determinato contesto. Perché alla fine, ragazzi, io da marzo, dal 4 marzo a oggi, ho portato 20 episodi di Clash Royale. Ora, vi potranno sembrare tanti, ma in 6 mesi 20 video secondo me non sono poi così tanti. Stessa cosa chi dice: fai solo in segreto. Ragazzi, io in segreto sono 2 mesi che non lo porto. Ho fatto, mi pare, 18 o 17 video. Mi sa da dicembre. Quindi, insomma, ragazzi, perché il 20 o 18 episodi diventano sempre in 6, 7, 8 mesi? È questo, questa è la moda del criticare. Oggi va di moda a criticare, domani andrà di moda un'altra cosa. Tutto qua. Quindi in sintesi è un po' una questione di voglia e tempo, ma soprattutto voglia. Poi, ragazzi, se la dobbiamo guardare proprio dal punto di vista dello youtuber, ovvio che portare questi contenuti più spesso potrei fare più views, però se non me va, Qual è stata la tua reazione quando hai scoperto che Giampi si chiamava Pietro e non Giampiero? So che ieri sulla pagina Facebook ho stravolto la vita di tutti quando vi ho detto che sì, Giampitech non si chiama Giampiero ma Pietro. La mia reazione è stata più o meno così: Giampi, come fai di cognome? Mi chiamo Pietro Pestigiacomo.
Ma cazzo sta di come Pietro questi Giacomo? Ti chiami Giampiero? No, il mio nome è Pietro, non è... non sto a fare siciliano. Il mio nome è Pietro, non è Giampiero. Perché cazzo ti fai chiamare Giampiero? Che è il soprannome che mi dà mia madre. Porco due, Giampiero è più lungo pure di Pietro. Perché ti torno a chiamare Giampiero? Come se io mi chiamo Ivan e mi chiamano Anastasio. Cioè, che cazzo vuol dire? È così. Poi ragazzo, tipo morto cerebralmente, ho detto vabbè, sarà così, ti chiamo Giampi e via. Chiudiamo il tutto con la domanda di Luca Baldini. Cosa ne pensi del fatto che sulla PS4 esistano pochi giochi, o meglio, pochi grandi giochi? Ovviamente faccio il confronto con le versioni della PlayStation precedenti. Io personalmente vivo momenti abbastanza bui, in cui o lascio stare la console oppure gioco a titoli di non mio gusto. Tu come affronti tali periodi? Ti devo dare una risposta da youtuber o una risposta da giocatore? La risposta da giocatore è: porca vacca, c'hai ragione. Siamo agli inizi del ciclo vitale della PlayStation 4, io non so quanti altri anni durerà, però non ho visto, come hai detto te, grossi exploit. Ok, ci sono dei giochi che mi sono piaciuti tantissimo, c'è per esempio Uncharted 4 che è il top adesso per quanto riguarda la Play. Quando PlayStation 4 starà per morire nel senso che passeremo poi alla PlayStation 5, avremo dei giochi molto molto più interessanti. Però da giocatore che facevo? E niente, raga. Però ecco, non so se hai visto, con i giochi del PlayStation Plus di settembre ci sarà Journey. Ti consiglio di giocarlo perché è veramente figo. Magari ci facciamo pure una serie, non lo so. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Da youtuber invece è esattamente quello che vado dicendo da troppo. Che se non escono i maledetti giochi, io non posso portare determinati contenuti, e quindi faccio altro tipo di contenuto che può piacere o no, però è magari più sull'intrattenimento piuttosto che sul gaming puro. E pensa che da gennaio in poi, 2017, al momento non c'è veramente niente. Quindi ragazzi, appuntamento alle prossime serie che sicuramente torneranno, aspettatemi. Per il resto seguitemi su tutti i social, dove vi darò le informazioni di dove ci potremo vedere, quando ci potremo vedere, che cosa faremo soprattutto nei prossimi tempi. Quindi non vi preoccupate, sono tornato, siamo tornati. Saluto a tutti, a Max Shosha, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!